Caterina. Grazie, grazie Monica. Questo quindi il fronte Ligure, ma il tempo di cui noi continuiamo a parlare con i nostri ospiti. Siamo con Alessandro Trigila di Ispra, un geologo che ci racconta anche di come il nostro paese affronta questo tipo di rischio. Oggi 4 novembre, lo dicevamo, si ricorda quello che è accaduto 3 anni fa a Genova con quell'esondazione che tutti abbiamo ancora negli occhi, però il 4 novembre ci riporta indietro anche di un po' di anni, cioè al 1966, quando si registrò la storica alluvione invece a Firenze. Allora, su questo fronte andiamo a salutare anche l'altro ospite collegato con noi proprio da Firenze. Siamo con Maurizio Naldini, storico giornalista della Nazione, autore anche dell'Arno Straripa a Firenze. Ben trovato anche a te, grazie per essere con noi. Buonasera. E allora, intanto ripartiamo da questa allerta meteo che riguarda la Liguria in queste ore e che preoccupa un po' di più, perché non ricordiamo solo quanto accaduto 3 anni fa, ma anche i fatti più recenti degli ultimi mesi. Abbiamo visto come è stata gestita la situazione, poi approfondiremo anche questo argomento. Non è però l'unica regione a rischio idrogeologico, perché le percentuali sono davvero preoccupanti se guardiamo tutto il territorio nazionale. Assolutamente sì, se noi consideriamo tutto il territorio italiano, abbiamo che l'81,9, quindi l'82% dei comuni come numero ha questo tipo di problema, quindi di dissesto idrogeologico. Se consideriamo il territorio, perché non tutto il territorio dei comuni ovviamente ha queste problematiche, la percentuale di territorio si riduce un pochino. Le do qualche numero. Quindi in Italia sono state censite complessivamente, in un inventario che viene realizzato da Ispra insieme alle regioni e alle province autonome, circa 500.000 frane. Queste frane interessano una superficie complessiva di 20.000 km quadrati, che sono circa il 7% del territorio nazionale. Ovviamente non tutte queste frane non sono tutte attive oggi, però si sono attivate anche nel passato. Quindi abbiamo un 7% di territorio interessato da frane e circa un altro 8% del territorio interessato da fenomeni idraulici, cioè alluvioni, che prevalentemente nelle grandi pianure. Quindi Firenze e ovviamente anche nel Tevere, quindi Roma, eccetera, e il Veneto. Quindi questo è il quadro, circa il 15% del territorio ha questi problemi. Insomma, sono numeri altissimi. A che cosa sono riconducibili, tra virgolette, i comportamenti di questi fiumi? Perché naturalmente la natura fa il suo corso, però certo, L'uomo costruisce e molto spesso devia anche il loro corso. Non è soltanto questo che provoca però alluvioni ed esondazioni. Allora, come discorso di carattere generale, sono alcuni fenomeni che sono, diciamo, sono naturali. Quello che è successo è che dagli anni 50 ad oggi c'è stata una forte urbanizzazione anche con la crescita, lo sviluppo industriale italiano, quindi occupazione di suolo. Immaginiamoci che uno studio dell'ISPRA ci dice che c'è un consumo di suolo di 8 metri quadri al secondo, che è pari ogni giorno a 100 campi di calcio consumati, cioè impermeabilizzati. Questo per appunto che cosa determina? Che questi fenomeni vanno a impattare sulle infrastrutture antropiche, quindi le strade e tutto quello che l'uomo ha costruito, spesso in zone sbagliate. Ecco, questo è il discorso. Allora, poco fa abbiamo citato Firenze, abbiamo citato la storica alluvione del 1966 ed era proprio il 4 novembre per questa casualità che citavamo poco fa. Vi facciamo vedere allora in questo servizio della nostra Chiara Caleo, che oggi ha seguito anche le commemorazioni che si sono svolte in giornata delle vittime, anche a che punto sia la messa in sicurezza del fiume, perché pare proprio che sia ancora all'ordine del giorno. Allora andiamo a vedere e poi torniamo a parlarne insieme ai nostri ospiti. Sono passati 48 anni dall'alluvione di Firenze, l'Arno è ancora un'emergenza nazionale. Per la riduzione del rischio sulla città erano provviste anche 4 casse di espansione. Questi sono i confini di un'area, appunto, le chiamano case di espansione, no? Piscine naturali, sì, forse capisce ancora meglio, dove l'acqua dovrebbe andare e che insieme alle altre aree previste, dove le opere, ovviamente con tutte le opere di presa, l'opera di scarica, eccetera, consente la riduzione sostanziale del rischio su Firenze. Riduzione del 15% oltre alla messa in sicurezza del Val d'Arno, sono state individuate nel 2005 dall'autorità di bacino e 9 anni dopo
Questa è la cassa di espansione di Pizziconi, l'ultima seguendo il corso dell'Arno, la prima che doveva essere consegnata. Il primo verbale di consegna dei lavori era del 23 settembre del 2010, a cui dovevano essere sommati 504 giorni, la durata contrattuale dei lavori. Quindi l'opera sarebbe dovuta essere pronta per i primi mesi del 2012. In realtà siamo ancora lontani dal termine. Pizziconi ha avuto dei problemi piuttosto gravi, grossi, insomma, non so, chiamiamoli col termine giusto. Noi nel momento in cui dovevamo scavare 300.000 metri cubi di terreno per metterlo negli argini, e questo terreno è risultato inquinato. Anche qui ricorsi al TAR, troppi soggetti coinvolti. Per esempio, nella riunione di questa mattina, un'associazione di pesca sportiva ha chiesto di supervisionare al trasferimento dei luci da un laghetto all'altro. Il capo dell'unità contro il dissesto idrogeologico, Erasmo De Angelis, ha promesso tra 4 anni una Firenze più sicura, con opere che grazie allo sblocca Italia non potranno essere fermate da nessuno. Vedremo. Chiara Caleo, Sky TG24, Incise Figline Valdarno, Firenze. E allora torniamo a Firenze. Naldini, che cosa è cambiato dunque da allora? Ma dal punto di vista della sicurezza del fiume sicuramente sono stati alzati gli argini, sono state abbassate le platee dei ponti, ma soprattutto è nato il lago di Bilancino che permette di regimare la Sieve. La Sieve è un affluente estremamente pericoloso ed ebbe una responsabilità enorme nell'alluvione di 48 anni fa. Quindi qualcosa sinceramente è stato fatto, però l'Arno rimane pericoloso perché lo è da sempre. Si pensi che già Leonardo si impegnava nel fare nel costruire dei percorsi alternativi, cosiddetto bisarno, perché durante le piene si potesse contare su un alleggerimento del flusso e della quantità d'acqua. Per il resto cosa è cambiato dopo l'alluvione? È cambiato tutto, è cambiato il rapporto dei fiorentini con il loro fiume, evidentemente, che prima era amico, che prima era luogo di giochi, di feste, di ritrovi. Io ho imparato a nuotare nell'Arno tranquillamente, come tutta la mia generazione. Adesso il fiume lo si guarda da lontano e con qualche sospetto, insomma. Ecco, qualcosa quell'alluvione però ha insegnato. Se vogliamo ancora continuare, è cambiato anche un tessuto sociale, dove siamo adesso. Un po' di ritardo nell'audio, per questo a volte ci accavalliamo. Quell'esperienza, dicevo, dell'alluvione di Firenze sicuramente all'intero paese però ha insegnato qualcosa, no? Perché anche soltanto se consideriamo quel tipo di solidarietà a cui abbiamo assistito, persone arrivate da tutto il mondo e angeli del fango che sono arrivati a lavorare a Firenze, qualcosa sicuramente ci ha insegnato. Non c'era neanche la protezione civile all'epoca. Certamente, non c'erano neanche i cellulari e per convincere la RAI di Roma che qui si stava veramente male ed eravamo con 5 metri d'acqua, ci volle che qualcuno corresse a Roma, perché i telegiornali della mattina del mezzogiorno del 4 novembre dicevano che c'era stato l'Arno che era venuto di fuori, ma che comunque la situazione si stava evolvendo verso la normalità, insomma, il che era assolutamente folle. No, sono successe delle cose molto positive. Io comincerei proprio dal fare di Firenze la capitale del restauro artistico, perché è chiaro che tutte le nostre forze, storici dell'arte, eccetera, si mobilitarono per recuperare il patrimonio artistico che era andato sott'acqua. E questo guidati da un indimenticabile Umberto Baldini, uno storico dell'arte deceduto qualche anno fa, fece sì che il nostro opificio delle pietre dure, la nostra scuola di restauro, diventasse la prima al mondo. E un altro concetto più sottile, del quale godiamo ancora i vantaggi, fu quello, proprio grazie anche agli angeli del fango che lei ha citato, ma anche a Zeffirelli, che fece un grandioso film sull'alluvione di Firenze, che è diffuso negli Stati Uniti, eccetera, fu quello di far capire al mondo intero che le origini della civiltà occidentale erano in questa città. Quindi la gente veniva qua perché era il simbolo del loro vivere in comunità nel nostro tempo, e quindi Firenze questo ruolo tutt'oggi lo mantiene con estremo orgoglio. Grazie Maurizio Naldini per essere stato con noi, grazie per questo ricordo e buon lavoro. Grazie a voi. E noi ritorniamo in studio. Quanto sa imparare il nostro paese a livello tecnico invece da questo tipo di disastro naturale? Allora, certamente già dopo l'alluvione di Firenze
si è riunita una commissione dei marchi, quindi negli anni 70, e sulla base degli esiti di questa commissione molto importante è nata una legge sulla difesa del suolo in Italia, e questa ha contribuito a definire quali erano le misure corrette di pianificazione e gestione del territorio. Quindi c'è un'accelerazione purtroppo sia della conoscenza ma anche delle misure per la mitigazione del dissesto, purtroppo sempre dopo gli eventi, quindi è successo sia dopo Firenze ma anche dopo Sarno nel 1998 in Campania, dove morirono 160 persone per delle frane, delle colate rapide. Quanto ci costa in più agire in emergenza invece che sulla prevenzione? Allora, questo dipende anche ovviamente dal valore del bene esposto. Se immaginiamo un caso come Firenze, dove a parte ci sono dei beni inestimabili perché sono beni artistici e non più replicabili, quindi si arriva da 1 a 20, dei posti meno importanti con minor valore, da 1 a 5, cioè se io in prevenzione spendo 1 risparmio 5 come risarcimento del danno. Poi arrivo anche a valori enormi come a Firenze, dove si arriva anche a 20-30 volte, a parte che sarebbe pazzesco pensare di dover perdere di nuovo o che Firenze venga allagata, ma la stessa Roma insomma. Quindi credo che debba essere data priorità, e devo dire che però nello sblocco Italia mi pare che c'è proprio una misura sulle aree metropolitane, sì, proprio per il rischio idraulico di 100 milioni e passa di euro. La ringrazio, grazie per essere stato con noi. Prego. Buon lavoro. Noi ora continuiamo con le altre notizie, andiamo a vedere come sono andate oggi.